Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Vedete questo indirizzo di posta elettronica a cui inviare la vostra storia, come è entrato Padre Pio nella vostra vita. Ecco, noi racconteremo le vostre storie, sono tante, ma un po' alla volta riusciremo a raccontare tutte le vostre storie. Ad esempio, c'è Sandra che ci ha scritto e ci racconta appunto come Padre Pio ha segnato la sua vita. Ho 46 anni, sono di Roma, all'età di 20 anni ho finito gli studi, ero in cerca di un lavoro. Poi purtroppo mio padre si ammala di quel brutto male e in pochi mesi perdo mio padre. Vigile del fuoco, lui era un uomo che ha sempre aiutato tutti, ha aiutato chi gli chiedeva e nel limite del possibile si dava, dava una mano a tutti. E tra l'altro dava anche una mano a coloro che volevano essere assunti nel corpo dei vigili del fuoco. Se poteva fare del bene, lo faceva. Quando l'ho perso mi è crollato il mondo addosso, rimanere senza un genitore non lo auguro a nessuno, scrive Sandra. Ti manca il respiro, come se ti avessero tolto una parte di te e se vacilli sai che solo su te stessa puoi contare. Così mi rimbocco le maniche, provo a cercare un lavoro disperatamente. Lui che ha sempre aiutato gli altri ora non poteva aiutare me. Non mi piaceva chiedere aiuto a mia madre. Soldi per uscire con le amiche, prendere un gelato, andare al cinema, fare un regalo. Volevo la mia indipendenza. Mi ricordai che mia nonna mi diede un'immagine di Padre Pio a cui era molto legata. Aveva all'interno un pezzettino del suo guanto sopra. Una sera prima di andare a dormire mi misi a pregare, leggendo le preghiere di quel piccolo santino. Incessantemente chiedevo la sua intercessione, mi affidavo a Dio per un lavoro. La notte sognai Padre Pio. Una luce immensa dalla finestra della cucina, con le mani che avevano un gesto quasi per dire abbi fede. Ecco, lo interpretai così, scrive Sandra. Pochi giorni dopo, un'amica di mia madre, che aveva una fabbrica, casualmente le racconta che una ragazza era andata via, ed era in cerca di un'altra ragazza. Allora mia madre subito me la presentò e lei mi ha assunto. Io ero al settimo cielo, ho ringraziato Padre Pio, da allora parlo sempre con lui, mi affido a lui, sono tornata in chiesa, mi affido a Dio. So che Padre Pio mi ascolta, lui fa sentire sempre la sua presenza. Sono devotissima, non smetto mai di ringraziarlo per avermi aiutata e di continuare a proteggermi e restarmi accanto, nonostante ci sono persone più bisognose di me, del suo conforto. E del suo ascolto e del suo aiuto, ma io lo ringrazio sempre ogni giorno per la sua continua intercessione.